E salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi parliamo di una cosa molto interessante che mi stavate chiedendo ormai da tantissimo tempo, e cioè la personalizzazione del nostro smartphone Android. Personalizzazione che a mio avviso non deve essere eccessiva, perché una personalizzazione eccessiva per lo smartphone provoca un abbattimento del consumo di batterie dello smartphone stesso, perché ovviamente tante cose a personalizzare uno smartphone implicano tante cose in memoria. Quindi, per me la personalizzazione deve essere semplice, elegante e soprattutto funzionale. Una personalizzazione non bella soltanto all'occhio, o meglio, non fine a se stessa. Ed è qui che entrano in gioco tanti parametri che possiamo andare ad installare nel nostro smartphone, ma che sono minimal, poco consumo di batteria e tanta tanta funzionalità. Infatti, in questo video parleremo di tante app a pagamento a partire da Nova Launcher Prime, ma ribadirò anche dopo il concetto per chi magari spamma avanti la cosa. Ma in descrizione troverete il link di tante applicazioni che sono in realtà a pagamento in maniera gratuita. I passaggi da seguire sono molto semplici, sono 8 all'incirca i passaggi da fare, e voi non dovete fare altro che, anzitutto, installare tutte le cose che vi dico. E una volta installate tutte le cose che vi dico dopo, ovviamente, vedendolo nello specifico e passando a lavorare sullo smartphone, una volta installate tutte le cose che vi dico, quindi andrete ad installare l'ultima cosa che è il backup del mio Nova Launcher. Una volta installato il backup del mio Nova Launcher, voi non dovete fare altro che aprire il backup che installerete e dopo insieme vedremo come e ripristinare quel backup. Una volta fatto ciò, voi troverete tutto già fatto. Quindi il video che andiamo a fare da adesso in poi non sarà un video sul come si fa a personalizzare, ma ecco la mia personalizzazione, che cosa c'ha di particolare e se vi piace, ecco come installarla. Seguite questi passaggi e li andiamo a fare insieme con un semplice tap. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere, facciamo partire subito la sigla e soprattutto il video. Vai! Bene ragazzi, come anticipato inizio video, eccoci passati allo smartphone. Lo smartphone si presenta molto elegante, ma ovviamente non è soltanto occhio senza funzionalità, è soprattutto funzionalità. Infatti, oltre a dei widget abbastanza semplici che ci permettono però in stile minimal di interagire con applicazioni molto importanti, quali ad esempio Google Calendario, riusciamo anche ad andare con uno swipe verso sinistra nel launcher di Google, detto Google Now Launcher, dentro il quale per l'appunto escono una serie di informazioni che ci possono andare ad interessare e a personalizzare per l'appunto. Inoltre c'è la navbar di iPhone X che ci dà una mano nelle operazioni più semplici di ricerca rapida, di andare indietro o di aprire le applicazioni recenti con uno swipe verso sinistra. Inoltre, infine, possiamo andare a richiamare le applicazioni con una gestures perché andiamo a lavorare su un launcher che non è quello stock, ma è Nova Launcher Prime. Con Nova Launcher Prime, infatti, potremo andare ad inserire una serie di gestures molto interessanti, quale per esempio lo swipe verso il basso per la tendina delle notifiche, il doppio tap per bloccare lo schermo dello smartphone e tanto tanto altro. Infatti, con Nova Launcher Prime riusciremo anche ad inserire una serie di funzionalità che negli stock dei launcher praticamente di smartphone semplici non ci sono. E una volta fatto ciò, avrete lo smartphone molto molto simile al mio. Anziché fare operazione per operazione, che sarebbe molto lunga come situazione perché Nova Launcher ha tante impostazioni al suo interno, tra beige, notifiche, gesti, aspetti, cartelle, menu delle applicazioni, schermata home. Io vi inserirò sempre in Drive il backup, come detto a inizio video, del mio Nova Launcher. Quindi andiamo prima a scaricare tutte le cose che vi dico in ordine. Dopo fatto ciò, andiamo ad installare dal Drive che troverete sempre qui il link in descrizione, il backup mio personale. Dopo aver installato tutte le cose, aprirete il backup di Nova Launcher dalle impostazioni di Nova Launcher stessa, andando praticamente in backup e ripristino, già si esce il backup che il cade su memoria interna, andate nella voce download perché lo scaricherete con lo smartphone e scegliete il backup
c'è da dire una cosa, potrete magari trovare dopo aver fatto il backup, il ripristino del backup, alcune icone sparse che non hanno un simbolo, questo perché magari io ho qui sulla dock o qui all'interno del menu delle applicazioni delle app che ovviamente voi non avete installate sul vostro smartphone, quindi potete installarle come potete anche non installarle. Bene, allora la prima cosa, andate quindi nel link qui in descrizione e scaricate Nova Launcher Prime. Dopo aver scaricato Nova Launcher Prime, non aprite nulla, state tranquilli e scaricate Google Companion, che vi permetterà di andare a fare uno swipe verso sinistra o verso destra per l'appunto, e fatto ciò potete quindi usufruire di Nova Launcher Prime annesso a Google Launcher. Le icone sono anche queste a pagamento, ma troverete il link sempre qui in descrizione, e si chiamano Viral, le scaricate e non le aprite, e del Play Store andate poi a scaricare Fast Finder, che ci permette con un click abbinato alla gesture dovuta di entrare in una sorta di menu dove, scrivendo una qualsiasi cosa, dal testo di una canzone ad un documento, lo andiamo a trovare in maniera rapidissima senza entrare negli archivi dello smartphone o senza andare ogni volta nel menu delle applicazioni. Se voglio trovare WhatsApp, scrivo WhatsApp e mi dà tutte le cose che iniziano per WhatsApp, tra contatti, canzoni, cartelle, e volendo posso andare o a cliccare su di più per andare nelle cartelle singole o addirittura cercare la parola Whats che ho scritto sul Play Store, su Google, su Chrome, sull'internet del mio smartphone o su YouTube. Ad esempio sul Play Store andiamo ed eccolo qui. È un'applicazione fantastica, io non posso più farne a meno. Una volta scaricata questa l'aprite e gli date i consensi, nulla di più, nulla di meno. Dopodiché andate ad installare quello che è lo sfondo del mio smartphone, che è quello stock del Galaxy Note 8. Troverete qui un pacchetto nel link sempre Drive, sfondi Galaxy Note 8, è un file che pesa circa 60 MB ed è zip. Andando sul Play Store poi, una volta scaricato, cliccate su zip, andate a scaricare un'applicazione che è per l'appunto RAR. Una volta scaricato questo potrete aprire il file zip dall'archivio del vostro smartphone e installare lo sfondo qualora vi piaccia, altrimenti utilizzate uno sfondo vostro. Andiamo poi ad installare Super Widget Pro, che è un'applicazione a pagamento, e troverete sempre qui il link in descrizione, e ci permetterà di inserire questo widget molto molto carino. Ovviamente se andate sul Play Store e scrivete Super, ok, vi usciranno tantissime cose con la voce Super, ed è molto semplice andarle poi a fare, perché una volta installate una di quelle personalizzazioni potrete un giorno, che volete per l'appunto modificare quelle impostazioni, andare ad inserire un widget di Super della dimensione che più vi aggrada sulla home. Una volta cliccato su ridimensiona, perché ci troviamo comunque in Nova, andiamo a cliccare per esempio su Europa, sarebbe Europa Super scaricato dal Play Store, e troverete tutta una serie di cose che possiamo installare con Super Widget. Molto semplice, una volta selezionata la cosa che più vi piace possiamo andare a modificare la cosa in questione, tra dimensione, tra personalizzazione, tra tap e aspetto, sfondo e quant'altro. Andando nella home ci troveremo il widget, quindi Super Widget è un widget che potrete utilizzare anche voi in futuro, e ovviamente in questa situazione lo sfondo che vedete giovedì 15:46 22 febbraio 2018 sta ad indicare un'altra personalizzazione scaricabile dal Play Store. Vi inserisco il link qualora trovate difficoltà a trovarla, scrivetemelo qui nei commenti, Fox for Super, ed è questa qui, la prima. Dopo aver fatto ciò andiamo a scaricare Simple Calendar dal Play Store, anche questa è gratuita e ci permette di andare a selezionare i calendari in una maniera minimal. La cosa che più mi piace è proprio il fatto che la schermata sarà molto elegante, infatti una volta scaricato andiamo a vedere all'interno del widget. Ovviamente voi non dovete fare nulla di tutti questi passaggi, ve li sto facendo vedere per una questione di completezza, perché voi installando il backup, eccolo qua, Simple Calendar Widget, avrete tutto a disposizione in maniera abbastanza semplice. Una volta installato per esempio un widget simple, qualora non vi piacesse il mio, potete andare poi a modificarlo, perché potete andare a modificare la skin tra queste qui, l'aspetto, io ho messo il minimal con il
l'aspetto praticamente trasparente, le varie versioni, i vari temi, le varie attività e calendari che potete andare a sincronizzare e quant'altro. Una volta fatto ciò, andate sempre nella descrizione del video e scaricate XHomeBar. XHomeBar è un'applicazione per l'appunto che ci permette di andare a fare le operazioni più semplici come l'iPhone X, quindi con delle gestures, aggiungendo una barra qui in basso allo schermo. Infine potete andare a scaricare dal Play Store Shazam, e vi dico adesso perché una volta scaricato Shazam, che ha questa icona qui, sarà molto semplice poi andare ad inserire un widget sulla schermata home che sarà questo qui accanto all'icona di Netflix. Infatti questa qua non è l'icona di Shazam, ma è il widget di Shazam rimpicciolito e ci permette di andare a cercare le canzoni qualora ne sentissimo una in maniera molto rapida per dire il titolo e per ascoltarlo magari poi su Spotify. Una volta installate tutte queste cose, senza aver cliccato però su nulla, possiamo aprire Nova Launcher. Una volta aperto Nova Launcher, andate ad installare il backup come vi ho mostrato precedentemente e avrete tutto così, in maniera molto limpida, molto semplice, molto carina e molto elegante. Bene ragazzi, il video è giunto al termine, spero che vi sia piaciuto e che installerete in tantissimi questa personalizzazione minimal, ribadisco, ma molto funzionale, che ci permette di fare tante cose usufruendo di poche operazioni e soprattutto che non sovraccaricano lo smartphone. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale qui su YouTube se ancora non l'avete fatto e soprattutto condividetemi ragazzi, condividetemi perché più siamo, più video arriveranno. Come sempre, un saluto da Guido Tramontano e ci vediamo domenica. Ciao!